Eccomi qua ancora con una ricetta sfiziosa, crostini di pane saporiti. Guardate il video! Quindi prendiamo del pane, io in casa avevo questo qui fresco, ma se fosse vecchio ancora meglio. E cosa faccio? Lo taglio a cubetti, lo taglio bene bene, a pezzettini. Dopodiché lo insaporisco con tutte le spezie, quelle che ho in casa. Io ho fatto su tutto quello che avevo. Paprika, pepe, addirittura del condimento per spaghetti, del rosmarino, della salvia, quello che anche aglio se volete, come vi piace, peperoncino, quello che volete. Della serie chi più ne ha più ne metta. Mischio con le mani per far amalgamare bene tutti gli ingredienti, tutti i sapori che ho messo. E ora il nostro pane, un bel bagno nell'olio d'oliva, circa mezzo bicchiere, vedete voi, regolatevi voi, non deve essere inzuppato ma un pochino bagnato. Mischiate tutto con le mani, è bello lavorare con le mani. E ora che si fa? Si prende la teglia del forno con la carta forno, si dà ancora una bella mischiata a questi crostini che guardandoli mi viene una fame ancora adesso, sono venuti veramente buoni, ma buoni buoni buoni. Che si fa con i crostini? Ma vedete un po' voi, io di solito le metto nelle zuppe, nella pasta ai fagioli, sono una bontà, quindi metto i miei crostini nella carta forno, li distribuisco bene. Dopodiché li infilo in solario, in forno, per una decina di minuti a 200 gradi. Mi raccomando, devono essere croccanti per una decina di minuti circa. Questi crostini sono davvero eccezionali. Li ho provati ieri sera con la zuppa ai fagioli. Ma che dire, buonissimi, provateli anche voi con le vostre zuppe. Intanto vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!